3, 2, 1. Ciao Marco! Siccome ci sembra male parlare con un telefono, abbiamo deciso di mettere di fronte a noi una tua bella fotografia che ti ritrae un po' in tutto il tuo splendore. In tutto il tuo splendore. Quando abbiamo visto per la prima volta un tuo video ed eravamo rimasti molto colpiti. Avevamo visto tanti video, ma erano tutti noiosi, lenti e non rappresentavano bene, secondo me, gli sposi nel loro giorno. Invece il video appunto di questi ragazzi era pieno di entusiasmo, si vedeva proprio tutta la loro felicità di quel giorno ed era un po' quello che volevamo noi, qualcosa, un video che rappresentasse l'idea della festa che avevamo in mente di fare. Ti sei presentato e già solamente come ti sei presentato ci ha fatto innamorare di te e poi giusto giusto da lì è passata la ragazza Vanessa. Esatto. Del video che avevamo visto e ci è piaciuto anche il rapporto che avevate voi due, perché non era amichevole. Esatto, non era il classico rapporto tra cliente e fornitore, era un rapporto che si vedeva nato anche da momenti vissuti insieme. Quello che volevamo noi per quel giorno non era una persona che all'improvviso appunto si presentava per riprenderci o chiederci anche che movimenti fare, come comportarci, doveva essere parte della festa stessa. Mi capita spesso che magari non ho voglia di andare al lavoro, oppure non so, ho dei pensieri negativi sui progetti che abbiamo, ecco, prendo il cellulare, inizio a guardare il video, mi servono 10-15 minuti, lo guardo tutto e mi ricarico di energie, perché mi viene da dire, dai, siamo riusciti a fare tutto questo, abbiamo organizzato una grande festa, quello che vedo siamo noi realmente pieni di vita, entusiasmo, volenterosi, perché non dovremmo riuscire a fare tutto il resto. Quindi è anche un video che ti motiva tutti i giorni. C'è una scena che mi piace tantissimo dove vedo nostro nipote che gioca con dei limoni, che era il tema del matrimonio, ed era una scena che quel giorno mi ero persa e invece grazie al tuo video sono riuscita vederla. La scena principale è quando usciamo dalla chiesa. Sì, non ci eravamo accorti che c'è stata quella volata di vento che ha fatto girare i coriandoli intorno a noi per 5-10 minuti, così. Esatto, proprio fermato il momento. Si fanno tante spese nel matrimonio, ci sono tante cose, ma poi quello che ti rimane davvero di quel giorno, secondo me, sono le foto e il video, perché spesso i ricordi li dimentichiamo e almeno c'è qualcosa che ti ricorda quei momenti, soprattutto di averli vissuti. Noi ti consigliamo, perché comunque se altre coppie si sentono un po' indecisi, indecisi anche nella scelta, perché magari hanno visto tanti video un po' noiosi così e vogliono invece qualcosa di diverso, qualcosa che li esprima al massimo, sicuramente scegliere te è la cosa più giusta. Anche il legame che si instaura comunque, esatto, con te, perché comunque tu riesci a come si dice, con la tua, cioè tu riesci a entrare dentro ogni coppia e riuscire a capire come fare il video, che musica mettere, senza che ti metti d'accordo con noi, quindi riesci a capire che musica mettere, che momento mettere della giornata. Nei tuoi post, nei tuoi ultimi post su Facebook ripeti spesso la parola libertà ed è in realtà quello che un po' ti rappresenta, nel senso che tu non chiedi alla coppia di seguire determinati canoni, sei capace di descrivere qualsiasi libertà d'essere di ogni coppia. Ti mandiamo un abbraccio. Ciao, ciao.